prima, via Orazio 73, Napoli. Borrozzino Moto, via dei Romani 11, Santa Maria Capua Vetere. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Moto e Moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Varcaturo. Baccaro Elettroimpianti, accendi la tua luce. Veneroso Gomme Moto, è a Napoli, in via Piedigrotta 21-22. Non c'era modo migliore per testare il nuovo BMW C650 GT che ci ha condotti per due giorni su e giù per la costiera amalfitana. Nonostante il meteo non proprio favorevole, siamo riusciti a capire e approfondire tutti i contenuti tecnici e stilistici di un veicolo che è il naturale proseguimento del concetto moto turistico di BMW. Dal marchio leader in questo settore non si poteva non aspettarsi un maxi scooter che fa del massimo comfort la sua forza assoluta, piazzandosi di prepotenza come riferimento in questo segmento di veicoli. Forme importanti ma in fondo sobrie ed estremamente efficaci quando si tratta di perforare l'aria ed un look unico che non lo fa mai passare inosservato. Il tutto associato ad un bicilindrico raffreddato a liquido da 647 cm cubici, potente ed elastico, in grado di arrivare ad una potenza di 60 cavalli a 7500 giri minuto e a una coppia di 6,7 kg metro a 6000 giri. Unico neo il sound troppo scooteristico per un veicolo che vuole essere molto di più. Una capacità di carico imbattibile è quella che propone il C650 GT. Nei vani sottosella entrano due caschi integrali e durante la marcia si può riempirlo fino all'inverosimile. Come detto, è il comfort l'arma totale di questo maxi scooter. Il pilota ha diverse opzioni per la guida. Può appoggiarsi allo schienalino posteriore e stendere le gambe in avanti per lunghi tratti, oppure avanzare con la seduta, vista la lunghezza della sella, e avere le gambe più verticali per la guida in città, dove occorre rapidamente arrivare con i piedi al suolo. Quanto al passeggero, è ospitato su una sella larga e comodissima in pieno stile BMW ed è interamente protetto dal guidatore anche per le gambe appoggiate sulla abbondante pedana. Le cose migliorano variando la posizione del plexiglass anteriore con il comando elettrico che lo fa inclinare nella scelta preferita. Utilissimo per evitare pioggia e vento, come è successo a noi in costiera. Un dettaglio definito da BMW intelligente, così come lo è il freno di stazionamento, che si aziona all'inserimento della stampella laterale e i vani portaoggetti ai lati della plancia. In marcia il C650 GT annulla completamente la sensazione di rigidità e peso eccessivo, dichiarato con il pieno di benzina in 260 kg. È solo una sensazione che trasmette stando fermo, pronti via, infatti parti a razzo grazie alla frizione automatica con centrifuga a secco e al cambio CVT, associato ad una trasmissione a catena in bagno d'olio. Nei tornanti della costiera è stato inaspettato sentirlo così agile e scattante, il tutto grazie anche al telaio che, lo ricordiamo, è un ibrido in acciaio e alluminio. La forcella ha steli da 40 mm rovesciati e il mono posteriore è posto lateralmente quasi in orizzontale ed è arpionato al monobraccio. Le sospensioni si mostrano adatte a tutte le condizioni, anche in velocità hanno mostrato caratteristiche di rigidità e affidabilità notevoli. Cerchi in lega di alluminio da 15 pollici che rendono la guida del C650 GT reattiva e intuitiva. Sul posteriore c'è anche un bel 160/60 che tiene il veicolo ben esposto a terra quando il carico è importante e si vuole avere maggiore stabilità. Dischi freno da 270 mm, ce ne sono due avanti e uno dietro, abbinati al sistema ABS di serie, come su tutti i veicoli BMW. È preciso e poco invasivo, così come lo è l'antislittamento, utilissimo per sentirsi al sicuro sul bagnato. Il sistema taglia la potenza quando c'è criticità di aderenza,
fungendo praticamente come un vero e proprio controllo di trazione. 11.450 euro il prezzo, ma si può averlo con un finanziamento agevolato partendo da 195 euro al mese e con la utilissima convenzione RC dedicata ai possessori BMW. In più, fino al 30 giugno in omaggio la polizza incendio e furto per un anno.